Voilà, cari amici della mia vita spaziale, come gestire tutti i nostri social in un'unica piattaforma in modo semplice, facile, intuitivo e soprattutto efficace, lo scopriamo subito dopo la nostra sigla. La mia vita spaziale, come il digital può trasformare in meglio la tua vita e il tuo lavoro. Idee, strategie e consigli a cura di Andrea Brugnoli. Sì, vi ho promesso ancora qualche podcast fa che vi avrei parlato di varie piattaforme, perché ne ho testate molte, varie piattaforme per pubblicare i propri post sui social, sulle piattaforme social. Oggi voglio parlarvi di una piattaforma che sto testando a fondo anche con dei clienti, ed è nata in Italia, è tutta italiana ed è davvero un'eccellenza italiana e ha delle cose molto molto interessanti che sono mancanti invece in piattaforme straniere molto più blasonate e forse anche molto più costose. Questa piattaforma si chiama PostPicker. Il link lo trovate nelle note dell'episodio e nel canale di Telegram, che sapete che c'è un canale che si chiama La mia vita spaziale, nel quale pubblico tante cose così che accadono attorno a questo podcast. Per ora non moltissimo, a dire il vero, su questo canale, però insomma tanti link interessanti, anche qualche mio post di Instagram, e vorrei dedicarlo sempre di più proprio al tema del podcast, quindi fornire strumenti semplici, facili, pronti all'uso per rendere la nostra vita personale e lavorativa sempre più digitale e quindi sempre più spaziale. Cosa fa PostPicker? PostPicker, la cosa basilare, diciamo, è quella di permetterti di iscrivere il programma, iscriverti nel programma usando questo programma. Naturalmente c'è l'app, c'è insomma su tutte le piattaforme. Puoi iscriverti i tuoi profili social, e questo è molto molto interessante perché puoi non solo, per esempio, così iscriverti a un profilo di Facebook, per esempio, ma anche alla pagina, naturalmente il profilo o pagina aziendale di LinkedIn, l'account di Instagram, e soprattutto unico, perché vedo che non c'è in altre situazioni, puoi anche iscriverti a un canale proprio di Telegram. Infatti i post che io pubblico in contemporanea con l'uscita del podcast La mia vita spaziale su Telegram li pubblico proprio con PostPicker, quindi posso programmare anche questo tipo di post, ma anche account di Pinterest e YouTube naturalmente e molti molti altri. Nella sua versione free tu puoi gestire contemporaneamente 4 canali social. Nella versione professionale, che costa solo 9 euro al mese, fino a 12 canali social, che è un bel numero. Cosa fa PostPicker? Non solo ti permette di iscriverti ai canali, ma ti permette di gestire il tutto a progetti. Quindi tu puoi avere nella versione gratuita un progetto, nella versione professionale 3 progetti, che è come dire i clienti che tu stai servendo. Per esempio, nella mia versione io ho vari clienti, quindi ho delle, diciamo delle finestre, come dire, sono mondi separati il progetto, dove ho i canali del cliente, tutte le cose, le statistiche eccetera del cliente. Cosa può fare PostPicker? La cosa più semplice, dicevo, è quella di pubblicare i post programmandoli per tempo. E la funzione un po' innovativa che c'ha questo programma rispetto ad altre, ripeto, magari forse anche più costose e più blasonate, è che tu puoi creare un palinsesto, quindi un calendario fatto di post programmati. Quindi puoi dire il giorno X, allora Y, buttami fuori su Telegram o su Facebook quel post, ma puoi anche programmare delle rubriche. Se tu fai per esempio una rubrica, io per un cliente l'ho fatta citazioni citabili, tu puoi inserire in questa rubrica tutti i tuoi post che riguardano le citazioni, e poi puoi decidere che questa rubrica esca per esempio il mercoledì e il giovedì su Facebook, ma anche su Pinterest e su Instagram. Quindi
con un unico post tu puoi uscire su piattaforme diverse, creando quindi una specie di rubrica, come fosse una rubrica di un programma televisivo, una serie, come dire, per cui quel giorno pubblichi le citazioni, quell'altro, non so, le foto che riguardano la tua attività, quell'altro ancora le notizie di cronaca o le segnalazioni da altri siti. E la cosa interessante di questo programma, che è tutto in italiano, è che ti dà anche idee e suggerimenti. Ogni giorno ti ricorda cosa è successo quel giorno, se ci sono anniversari, morti, oggi cosa ricorre, cosa accadde oggi nella storia. Tutto questo ci permette di, pescando videopesca penso dai calendari di Google, di agganciare il nostro podcast a un fatto del giorno. Questo accade con Google Trends, noi possiamo vedere quali sono i fatti del giorno, quindi se nel podcast mettiamo un hashtag oppure viene comunque in qualche modo inserito l'argomento di cui tutti parlano quel giorno, perché c'è la giornata mondiale della cioccolata, allora quel post verrà certamente premiato nel ranking e quindi sarà certamente più trovato, più cliccato. Naturalmente, come tutte questo genere di programmi, c'è un'ampia gestione delle statistiche e quindi tu puoi vedere per ogni post pubblicato quanti hanno cliccato, chi sono, dove sono, insomma tutte le statistiche disponibili per ogni piattaforma vengono presentate in un modo molto carino, tutte tradotte in italiano, molto molto bello. Non solo, ma puoi collegare anche come fonte per i tuoi post dei feed, quindi c'è tutta una gestione interna dei feed per cui tu puoi seguire determinati feed, per esempio di notizie, dai quali puoi pescare i post che vuoi pubblicare poi sulle tue piattaforme. Quindi in sostanza tu entri nel progetto che è quello del tuo cliente, apri i tuoi canali nella versione base fino a 4 oppure 12 oppure nei passaggi successivi potenzialmente infiniti e tu puoi crearti le rubriche. Le rubriche hanno un calendario di pubblicazione e quindi tu puoi buttare fuori i contenuti nel momento e nell'occasione giusta. E nella prima pagina di presentazione, che potete andare a vedere cliccando al link, tra le funzionalità che ci sono previste è previsto anche una specie di CRM, cioè una Customer Relationship Manager, cioè puoi interagire anche attraverso questa piattaforma con i commenti e i contenuti che gli stessi tuoi utenti e clienti postano. Quindi insomma devo dire un pacchetto tutto completo, tutto funzionante. Qualche giorno fa Facebook ha cambiato le API e quindi ha dovuto un po' aggiustarsi gli amici di Postpic perché è saltata qualche pubblicazione, quindi insomma ogni tanto qualche piccolo intoppo può accadere, ma del resto non dipendeva da loro. Ma tutto sommato, a parte qualche lentezza un po' nel caricamento, però è una piattaforma molto utile e molto potente. I contenuti li puoi anche mettere in una modalità per cui tornano. Sono ancora disponibili, per esempio gli evergreen, quelli che tu vuoi pubblicare che vanno sempre bene, te li metti in una sezione a parte dove tu puoi pescarli, come dire, e ripubblicarti. Quindi tu hai vari tab in questo Postpic, puoi organizzare i progetti e puoi organizzare anche il team, perché puoi, per esempio lo faccio così con qualche cliente, io pubblico i miei post e poi il responsabile di un'iniziativa, di un'associazione, di una ditta può entrare dentro Postpic con il suo account e può quindi approvare, non approvare, modificare il post prima della pubblicazione. Un altro tab è quello delle fonti, che vi ho detto si possono importare degli feed e poi i contenuti, che sono i post e le rubriche, il tutto messo dentro un bellissimo palinsesto con una bella visuale a calendario oppure con la programmazione delle singole rubriche, degli smart feed o dei post programmati. Insomma, così facendo, qual è la funzionalità base, diciamo, di questo strumento? È quello che tu non ci pensi più quando hai un'ora, due di tempo
metti in programmazione su tutti i tuoi social i vari post che vuoi produrre e poi tutto questo viene pubblicato in automatico senza che tu debba ancora pensarci. Eccoci qua, allora siamo arrivati al termine di questo podcast, spero che PostSpeaker possa anche nella versione gratuita soddisfare tutti i vostri desideri di rilassarvi davanti alla pubblicazione dei vostri post sui vostri social e oggi vi annuncio anche che questo podcast non solo lo trovate in iTunes dove potete anche mettere le stelline, fare un piccolo commento, fare delle domande, tutto quello che volete, potete interagire con iTunes. Non solo lo trovate su Spreaker.com, è un luogo dove trovate anche tutte le note dell'episodio e tutte le vecchie puntate fino alla prima, ma da oggi anche questo podcast La mia vita spaziale è su Spotify, quindi chi è abbonato a Spotify oppure lo sta ascoltando gratuitamente con la pubblicità può cercare La mia vita spaziale e trovare questo podcast dedicato proprio a chi vuole trasformare la propria vita e renderla sempre di più spaziale. La mia vita spaziale, come il digital può trasformare in meglio la tua vita e il tuo lavoro, a cura di Andrea Brugnoli.